Questo racconto, come tante storie italiane, comincia in un piccolo mondo di paese, in un panorama di semplici cose fra gente di tutti i giorni. E come tante altre storie, la vicenda ha origine dalla terra. Se capitate in Val di Cecina, a Montecatini, vi portano a vedere la loro ricchezza. In altri paesi, in altri villaggi, mostrano la spinetta su cui suonò Rossini, il catino nel quale si lavò Garibaldi, il letto su cui dormì Napoleone, la casa natale del concittadino che si è fatto onore. Qui invece l'orgoglio paesano si affida alla miniera del rame chiusa da tanto tempo e così vecchia ormai che pare un museo. È il monumento alla vita di una generazione operaia, ai suoi sacrifici e al suo coraggio. I busti trasformano la spenta, silenziosa galleria in un piccolo pantheon del minatore. Hanno appeso ai muri i loro santi, come si fa nelle stalle e nelle case della povera gente. Un vecchio contabile scrisse in bella calligrafia il primo rendiconto di quelle fatiche. Il dare e l'avere, la morale di ogni impresa umana. Un piccolo mondo in una piccola, dignitosa Italia. Finisce il secolo della grazia, dei sospiri, dei melodrammi. Se ne apre un altro che promette grandi cose. Salutiamo i tram a cavallo, i landò degli ufficiali, delle chanteuse e delle Madame Bovary. Arriverà presto la vaporiera di Carducci. Salutiamo la luce azzurrina dei lampioni a gas, cari ai convegni amorosi e ai monologhi degli ubriachi. Arriva la lampadina di Edison che illumina le sfolgoranti bellezze della Scala. Leone XIII lascia un ammonimento e una speranza di cose nuove. Saltiamo con la stella polare per scoprire cosa c'è al polo, ma è freddo anche a Milano. Ci scalderemo con le discussioni politiche. O a tavola come Giuseppe Verdi che ha appena finito il Falstaff. Avremo i tenori in casa, l'ordigno si chiama Zonofono. Un altro ordigno ci dà un nuovo re. L'anarchico Bresci uccide Umberto I. Sale al trono Vittorio Emanuele III. Sarà un trono difficile. Andrea Costa e Filippo Turati iniziano la predicazione socialista. Si parla dell'elevazione delle classi sociali. L'aspirazione è diventare borghesi. Ma intanto si inventano nuove divise per i soldati. Per il piacere dei grandi, il fonografo e il telefono. Per la gioia dei piccoli, Fortunello. Un po' di fortuna anche in miniera. Ricercando il rame, la Montecatini scopre una ricchezza insperata, la pirite di ferro. Il vecchio contabile che annota il progresso della società scrive nei libri un nome nuovo, Guido Donegani. È un giovane ingegnere livornese, assessore ai lavori pubblici della sua città, che già gli deve la soluzione del problema idrico. Indovina il successo della pirite, ne cerca le vene studiando testi e tracciati. La Montecatini da Livorno si trasferisce a Milano. L'ingegner Donegani in meno di 2 anni è amministratore delegato della società. Sotto la sua guida, la produzione della pirite passa da 43.000 tonnellate annue a 200.000. Il capitale sociale raggiunge i 15 milioni di lire. Comincia la trasformazione delle materie prime in prodotti. Sembrano fiori fossili. È il primo solfato di rame. L'uomo si difende dalla miniera, vi porta le prime macchine. Ma i pani di zolfo continuano ad uscire da mani operaie. La giovane società lombarda allarga i suoi programmi. Rame, pirite, zolfo.
sarà un tempo ordinato, sicuro. La guerra di Libia, si dice, è un episodio. Sarà invece la prova generale di una grande guerra. Abbiamo ancora 4 anni di pace, di lavoro. La Montecatini annuncia la sua partecipazione alla società per lo sviluppo dei superfosfati, sfruttando i prodotti delle proprie miniere. Alla fine del 1913 entra nel mondo della chimica. L'Italia di Giovanni Giolitti entra nel conflitto. Combattiamo contro il Kaiser e Francesco Giuseppe per vendicare Oberdan. D'Annunzio alla ribalta, dai teatri e dagli aerei in fiamma e beffeggia. Manifestini su Vienna, una bomba a mano. Guardate l'ultima impresa del Boia Lang, dopo Oberdan, Battisti. Ma l'orgogliosa sicurezza è finita. Diaz firma l'ultimo bollettino, è quello della vittoria. Anche la Montecatini ha dato il suo contributo. Questo marchio diventa sempre più familiare. Lo vedremo impresso sui sacchi dei concimi azotati. La produzione dell'azoto è un procedimento rivoluzionario dell'ingegnere Hauser. Il brevetto viene ceduto in tutto il mondo e libera il nostro paese da gravosissime importazioni. Ciò che fu tolto alla terra tornerà alla terra. Anche la dinamite torna a più docili scopi. La fabbrica sembra una cucina aziendale. Le operaie rassomigliano a massaie indaffarate in cucina. Manipolano una tenera corda che spaccherà le montagne. Sembrano pronte per una pentola più che per un cannone queste asticciole di cui un severo gentiluomo collauderà la potenza. Adesso uno scoppio di riso. La velocità, segno dei tempi, è ancora grottesca. C'è chi corre e chi marcia su Roma. È la fine della democrazia. Il cinema è già in grado di animare le partite doppie, i bilanci. La Montecatini aumenta il suo capitale. Può intraprendere nuove iniziative, creare altre occasioni di lavoro. A Sinigo, Donegani e Fauser accolgono il re. È il 1925. In Italia, dice Donegani, manca la coscienza dell'azoto. Forse non è la lacuna più grave. Bisogna dare una coscienza dell'azoto al paese e soprattutto strumenti e dignità al lavoro della sua gente. La pirite non conosce più i viaggi incerti nei carretti trainati dai somarelli. E i fornelli per le mine. È estratta con i martelli pneumatici. Corre sui nastri. È sollevata dagli ascensori. Thank you.
Anche sui campi, nuove macchine soccorrono la fatica dell'uomo. Il rapporto con la terra si fa più vivo e fecondo. Sono gli anni della battaglia del grano. La vinceranno non gli slogan, ma i concimi chimici. Del sole e del grano, come scrive Panzini. Nei campi fioriscono anche scene come questa, l'incontro del sovrano col capo del governo. I due personaggi in borghese si godono la patriottica scampagnata. Sotto tanto sole e in un tripudio di turgide spighe, unica nota pessimistica è l'impermeabile di Benito Mussolini. Questa battaglia finirà bene. Due stagioni, ognuna ha i suoi frutti. Maturano anche le grandi urgenti questioni. Affiorano alcune antichità, le navi di Nemi. E Mary Pickford e Douglas Fairbanks, ormai al traguardo della loro gloria. A quello dell'Arena di Milano arriva Alfredo Binda, vincitore dell'ultima tappa e del Giro. L'Italia è sportiva. In tribuna il Duca di Bergamo e il Federale. A noi pensa la radio, con le prime radiocronache dirette. Tempo di Leoni. Quello di Sequals, Primo Carnera, se la vedrà presto con Paolino. Per ora fa il fiato e minaccia il campione del mondo. Ha il fiato grosso anche il Vesuvio. La sua è una minaccia più seria. La terra soffia anche all'Arderello, ma questo è un dono. Forse lo è meno per i milanesi la nuova faraonica stazione ferroviaria. L'animo popolare ha le sue esigenze. Dopo Fortunello, il signor Bonaventura incoraggia le nostre speranze. È un tempo felice. Ridiamo con Petrolini. Satireggia i vizi dei viver, rievoca i capricci sempre di moda dei tiranni. Si può contare nel domani. Ciascuno ha i suoi piccoli o grandi obiettivi. Angelo Musco ha grossissime aspirazioni. C'è chi aspira a 1.000 lire al mese, come dice una canzone. L'impiegato sogna la balilla, la signorina d'ufficio, la volpe argentata, la famiglia, la villeggiatura a Rimini. Mezzogiorno alla Montecatini. Dietro questa finestra lavora Guido Donegani. Della Montecatini raggiungono il meridione. In Puglia si scoprono e si sviluppano giacimenti di bauxite da cui si ricava l'alluminio. Anche lo zinco e il piombo diventano prodotti montecatini. Fanno fiorire le bianche montagne apuane, precipitano cascate di marmo. In autunno un'altra guerra, preludio di un lungo inverno che durerà fino al 1945. In Etiopia cerchiamo l'impero, tra 2 anni in Spagna difenderemo, diranno, la civiltà occidentale. Concerti sinfonici nelle fabbriche. È una musica grave che annuncia tempesta.
È la guerra. La quinta in 30 anni. Cominciamo a vivere, come si può. Non è un'Italia edificante, occorre molta pietà per i nostri errori, i torti fatti e subiti, le interminabili sofferenze. L'immagine del grande ombrello di fuoco chiude un'epoca e ne apre un'altra. L'improvviso bagliore è l'ultima cosa che hanno visto 100.000 uomini. Ora dall'atomo il mondo si attende giorni migliori. Sulle rovine edifichiamo un nuovo paese. De Gasperi forma il primo governo della Repubblica nata dalla Costituente. Tutto il paese deve ricominciare da capo. All'industria si impone la soluzione di nuovi problemi tecnici. Creerà nuovi rapporti umani. Costa, Valletta e Faina. Tre nomi con tanti altri legati alla storia della nostra rinascita. Donegani ha lasciato alla Montecatini l'esempio di una lunga e feconda stagione di lavoro. Continuano la sua opera Carlo Faina e Piero Giustiniani. Si ricostruiscono le imprese distrutte, si cercano nuove fonti di lavoro e di benessere. La Montecatini, con la sua iniziativa, suscita centinaia di imprese in Italia e in Europa. Conta 150 unità produttive, dà lavoro a 60.000 dipendenti, abbraccia tutti i settori della produzione, dalla metallurgia alla chimica, dagli esplosivi alle materie plastiche, dalle fibre tessili sintetiche ai coloranti, alle vernici, ai farmaceutici, alle costruzioni meccaniche. Montecatini è il più forte autoproduttore di energia elettrica in Europa. 14 centrali e 2.000 chilometri di elettrodotti illuminano una delle più grandi ribalte industriali del mondo. La gente ha voglia di vivere. Si accendono le ribalte dei teatri per Taranto e per un fisarmonicista agli inizi della carriera. Ha un nome esotico, ma è nato a Mantova, Gorni Kramer. Torniamo alla nostra storia. Ecco un altro capitolo. La Farm Italia produce a Settimo Torinese specialità medicinali per uso umano e veterinario e materie prime per l'industria farmaceutica. Nei suoi laboratori si cercano nuove formule capaci di alleviare il dolore, di allungare la vita.
Anche in questo settore, all'avanguardia nella ricerca e nella sperimentazione, il prestigio si conquista con la severità del lavoro scientifico, con lo scrupolo industriale, con il rispetto dell'uomo. Negli stabilimenti di Milano, dove si sono raggiunte forme estreme di automazione, con rigorosi controlli tecnici e scientifici che garantiscono la costante qualità dei medicamenti, le formule chimiche prendono un nome, diventano prodotto, specialità. In questo mondo di una razionalità quasi astratta, una dolorosa e gentile presenza, l'inconsapevole servizio reso all'uomo dalle piccole cavie. Le ammalano e le guariscono per noi. La Montecatini ha costruito una delle sue imprese più imponenti. L'industria crea nell'aria linee e volumi per un libro d'arte. Sembra un paesaggio di fantasia, ma esprime la ragionata architettura della tecnica. Attraverso una favolosa bottega, i maghi del nostro tempo filtrano, separano, combinano assurdi giochi molecolari. Il petrolio diventa una maglia, un piatto, un concime, un filato. Cappotto non è come tutti gli altri, è un morbido panno che stagnò forse in un limaccio della Valle Padana, o visse le vicende dei mammut, o fu un albero in una qualche parte del mondo. Dal petrolio, il professor Giulio Natta, dando alle molecole un ordine innaturale, ha ricavato una materia plastica di cui parla il mondo. Ha un nome difficile, polipropilene. Ne nascerà una fibra sintetica, il Meraclon, che troverà impiego in tutti i campi tessili. Ecco gli specialisti di un lontano paese, di un febbrile mercato. I giapponesi vengono in Italia a studiare impianti e tecniche. Il Meraclon ha l'eccezionale proprietà di essere il tessuto più resistente e leggero che si conosca. Anche il Moplen, che avrà la singolare caratteristica di resistere ai più forti attacchi del calore. La Montecatini, unica nel mondo, produce la gamma più completa di materie plastiche. Bisogna preparare gli uomini del futuro industriale. Oggi studiano i ragazzi di Brindisi. Domani faranno funzionare questo complesso, grande 4 volte la loro città, capace di dar lavoro a 4.000 uomini e di trasformare la vita e il costume di una intera popolazione. Dobbiamo migliorare la nostra condizione umana. Bisogna superarsi. Come nello sport, nella letteratura, nel teatro, nelle arti,
nel cinema. Anche l'industria serve una causa unitaria. Nell'anno del centenario la Montecatini ha l'orgoglio di dire che i suoi impianti sono sorti da Bolzano a Porto Empedocle. Nel sud non ha portato soltanto impianti, ha modificato mentalità e strutture sociali. L'uomo che ha sempre servito ora comanda la macchina. Viaggiano su povere terre gli aerei carichi un tempo affidati alle spalle dell'uomo, alla schiena degli animali. A San Cataldo la Montecatini scopre il più grande giacimento del mondo di sali potassici. A Castelfranco li trasformerà in fertilizzanti. Sono passati tanti anni da quando i minatori di Val di Cecina scesero nei pozzi per l'ultima volta a cercare il rame e le loro lanterne diventarono cimeli da museo. La terra non basta più. Ora cerchiamo i segreti della materia e l'atomo darà il nome alla nostra epoca. La Montecatini partecipa alla costruzione del domani. Il futuro è già tra noi. A Saluggia sorge il centro di ricerche nucleari. Si studia l'applicazione dei radioisotopi nel campo industriale. Questa storia italiana ha ormai 70 anni, un'età che induce ai bilanci e ai confronti. Anche la grandiosa stazione che vedemmo inaugurare non molto tempo fa ci sembra ormai lontana come le piramidi. Si guarda in alto, si cercano spazi verticali, ci si allontana dalla terra. Non per ripudiare quella buona o avara che tanta parte ha avuto nel nostro racconto, ma per cercare ciò che ci serve nell'ignoto panorama delle nostre speranze. Perché il lavoro accompagna l'uomo nell'infinito. Thank you.